Chissà se si sente questo allarme nel video. Oggi parliamo di gomme per queste belle bambine Maxi Enduro. Oggi parliamo delle Pirelli Scorpion Trail 2. Ciao ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta qui. Io sono Fede Salgaro, per chi non mi conoscesse, e porto contenuti di moto, viaggi in moto, tecnologia e mondo della moto, viaggi in generale. Oggi siamo tornati nel garage. Ehi ragazzi, il garage. Oh, mon ami, il signorino parla francese. È un po' che non ci venivamo da quando praticamente avevamo recensito le Metzeler Karoo Street, 10.000 km con quelle gomme. Ma oggi voglio fare un piccolo salto indietro temporale e parlarvi delle Pirelli Scorpion Trail 2. Erano le gomme di primo equipaggiamento che ho trovato qui sul cappone. Perché ho deciso di tornare a parlarne? Perché mi sono trovato veramente bene, ragazzi. Diciamo che da un paio d'anni, secondo me, Pirelli non ne sbaglia una. Ho provato le Pirelli Scorpion Trail 2, che come vi dicevo erano di primo equipaggiamento su questa moto quando l'ho comprata. Ho provato le Pirelli Scorpion Rally STR, eccole qua, tra l'altro me ne sono comprate un treno di scorta perché continuano tutti a dire che non ci sono gomme, non ci sono gomme. Allora ho detto, ma perché devo arrivare? Che magari ho un imprevisto e mi trovo senza gomme. Fammi prendere queste belle bambine, ecco qua, adesso me le metto anche in modalità aureola. Perché? Perché le ho provate su varie moto, tipo la moto Morini Xscape, lo Squadra 901, l'Aprilia Touareg, adesso dove appoggio questa qua, là, e secondo me sono le gomme della Madonna. Quindi me le sono comprate di scorta, quindi appena finisco le Metzeler Karoo Street si va di Pirelli, là c'è anche il posteriore. Poi ho provato sull'MT-01 le Pirelli Angel GT, tra l'altro prima versione, e mi sento di dire che Pirelli da qualche anno a questa parte. In passato non mi esprimo perché onestamente non ho provato a fare gomme Pirelli, però ragazzi, non ne sbaglia una. E le Pirelli Scorpion Trail 2 per ora sono le gomme che mi hanno impressionato più di tutte. Vi spiego perché, ma prima piccolissimo invito a seguirmi sui vari social, mi trovate all'account moto.trotter su Instagram per i contenuti che riguardano le moto e all'account Fede Salgaro per quello che riguarda i viaggi e le cose un po' più le minchiate personali, no? Con le Pirelli Scorpion Trail 2 ho percorso 12.000 km e ci ho fatto veramente di tutto. Dalle passeggiate da solo, 365 giorni l'anno, quindi dai 38 gradi estivi agli 0 gradi invernali, vacanze in due, fuori strada, belle pieghe nei passi più famosi, sai, lo Stevio, il Gavi, eccetera. E queste gomme non mi hanno mai tradito, anche sulla pioggia sono andate benissimo e veramente ero davvero indeciso se rimontarle o provare dell'altro quando erano ormai consumate, come vi dicevo, 12.000 km, che è il chilometraggio maggiore che finora ho sperimentato col cappone. In passato ho provato delle Continental Trail Attack 2 Road Attack quando avevo il GS, altra moto. Altra coppia, non dico stile di guida perché sono sempre io, però effettivamente questa me la godo un po' di più, il coppione del cappone, e quindi metto sicuramente più alla prova i pneumatici. Oh, io dico i pneumatici, ragazzi, non ce la faccio a dire gli pneumatici, proprio mi suona male, no? Si sono comportate in maniera favolosa, in frenata, sul bagnato, ma la cosa che mi ha veramente impressionato è come vanno anche nello sterrato. Perché con queste gomme io ho fatto la Via del Sale, la Sietta, Sommelier e non mi hanno mai tradito. È vero, ho fatto questi percorsi che intanto vi faccio vedere così in sovraimpressione. Li ho fatti in condizioni asciutte, li ho fatti a luglio, ma quella secondo me è la condizione migliore per cui in cui portare queste maxi enduro in fuoristrada, quindi percorsi adeguati dal punto di vista della difficoltà, dell'accidentatezza del terreno, ma purché siano asciutti, perché comunque con moto da 240 kg, se c'è del fango, no, e poi va a riprendere, no? Ma chi ce la fa? Poi, maggior ragione, io questi percorsi li ho fatti da solo.
E quindi capirete che non si può rischiare più di tanto. Ma la cosa che veramente mi ha confermato quanto buone sono queste gomme è stato quando in seguito ho montato delle tassellate, ho montato le Anlass Capra X e ho visto la differenza di performance su sterrato. Non dico che vanno uguale, vanno peggio, ma leggermente peggio. Ma su asfalto vanno clamorosamente meglio. Quelle gomme si sono rivelate veramente l'uovo di Colombo, secondo me. Io dopo quelle ho montato le Metzeler Caro Street, che sono ottime gomme, ve ne ho parlato bene anche nel video dedicato, ma per ora, secondo me, quelle Pirelli, o queste Pirelli, insomma, Scorpion Rally, Scorpion Trail 2, che Scorpion Rally siete voi e ancora non vi ho provato, si sono rivelate, secondo me, migliori, di sicuro più durature, perché comunque con le Metzeler, tra una cosa e l'altra, ci faccio 7-8 mila chilometri, con le Pirelli Scorpion Trail 2 ci sono fatti 12 mila, non è poco, sono il 50% più di chilometri. Quindi vuol dire, a parità di stile di guida, sono sempre io. Anzi, guarda, se proprio vogliamo fare pignolo, con le Pirelli ho fatto più tratti di strada in due. Quindi, onestamente, mi sento di dire che forse magari se ci avessi fatto lo stesso utilizzo che sto facendo adesso con le Metzeler, dove vado più spesso da solo, forse magari un 13.000 km, vabbè, si potevano fare, poi non una differenza abissale, però comunque sono veramente delle gomme buone, ragazzi. Poi le gomme sono soggettive, quindi c'è chi si trova benissimo con una e malissimo con un'altra e un'altra persona viceversa. Dipende dal pilota, dipende dalla stazza, dipende dalla pressione, dipende dalla moto, dalla sospensione della tour, dipende da mille cose. Sicuramente, ecco, la mia opinione è di una persona altamente soddisfatta. Considerate anche, cosa non da poco, è una gomma che va dalla misura anteriore 17 pollici fino alla 21, posteriore c'è sia da 17 che da 18, quindi cosa vuol dire? Lo potete montare sulle moto con il cerchio da 21 anteriore e 18 posteriore, tra l'altro anche sul cappone, che è quello che è più esigente di tutti dal punto di vista del codice di velocità. Lo potete montare sulle maxi enduro più diffuse col cerchio da 19 davanti e 17 dietro, quindi come il GS, sia quello raffreddato d'aria, quindi davanti col 110, dietro col 150, che i modelli successivi che hanno le gomme leggermente più grandi, 120 davanti e così, che anche se uno vuole sperimentare qualcosa di diverso, o magari per chi ha la Benelli TRK versione stradale che ha il 17 davanti, lo può comunque montare. È un pneumatico prevalentemente stradale, basta guardarlo, si capisce che non ha alcun tipo di velleità dal punto di vista fuoristadistico, degli intagli netti, no? Che percorrono tutta la superficie del battistrada. Ciò nonostante, comunque, il lavoro fatto da Pirelli in termini di studio degli intagli e di mescola impiegata, secondo me, è spettacolare. E veramente, ragazzi, tanto di cappello, avete fatto un pneumatico della Madonna e al momento per me rimane forse il miglior pneumatico per maxi enduro per utilizzo preciso prevalentemente stradale. È vero che non mi sentirei di consigliarlo in toto se volete fare da fuoristrada, perché come vi ho detto io ci ho fatto un bel po' di off-road. Addirittura quando uno fa la via del sale, sommelier, così uno sta via magari 2 o 3 giorni, come ho fatto io, ne ho fatti via 3 giorni e per 3 giorni ho fatto fuoristrada. È vero che era secco il terreno, però quando vai in fuoristrada non puoi mai sapere cosa becchi. È anche vero che mi sono fatto dei tratti che mi sono beccato del fango nelle mie scorribande. E sì, me la son cavata un po' con la fortuna, un po' zampettando, le gomme ce l'hanno fatta sempre. È anche vero che non si può rischiare, per dire, non so, l'erba umida, ok? Queste gomme sicuramente hanno quel qualcosa, queste gomme, scusate, le Metzeler Caro Street che voi non vedete, oppure insomma le buone, come abbiamo detto, Pirelli, Rally,
Ma l'hanno fatto apposta a chiamarle Pirelli, Rally, vabbè. Belle comunque, sono un po' più ignoranti delle Metzeler, ma non vedo l'ora di provarle. Ma adesso stiamo parlando di quell'altra gomma là e quindi torniamo, facciamo la conclusione. Difetti, un piccolo difetto che non da poco, imputabile anche alla moto, al cerchio da 21, al cerchio KTM che forse non è perfettamente in bolla. È che quando magari in rilascio a 70-80 all'ora, a volte anche quando si è puntati con cruise control, mi capitava di sentire la moto un po' ondeggiare, no? Cioè, sai quando il manubrio fa così? Cosa che praticamente non ho, o si è molto ridotta con questo pneumatico nuovo della Metzeler. Quando ho cercato informazioni, c'è chi imputava pneumatico, chi a mille cose. Alla fine c'è chi ad alcuni glielo fa, ad alcuni no, non sono riuscito molto a venirne a capo. Credo che sia più una cosa specifica del K1290, dove un po' di persone si sono lamentate, però considerate che il K1290, non a caso, al secondo anno ha ricevuto il limitatore di velocità perché a una certa iniziava a sbacchettare in maniera ingovernabile. E quindi è un po' la ciclistica della moto che a un certo punto, unita alla sezione frontale, aerodinamiche e cose varie, prende per la tangente. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia risultato d'aiuto. Mi raccomando, ragazzi, commentate sotto perché io li leggo tutti e scambiamoci le opinioni. Ditemi cosa ne pensate. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Se vi va, mettete un bel polliciazzo o un like in giù se avete apprezzato il video. Se il video non l'avete apprezzato, non mettete il like in giù. No, beh, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Restate sintonizzati così vedete sempre video. Sempre un video alla settimana. È un bello sbattimento, però. Ce la stiamo facendo, dai. Ciao!